Ciao a tutti, in questo video vediamo come cucire la tasca sulla felpa, invece il video completo della felpa lo trovate in descrizione. Io sto utilizzando un cartamodello e per questo modello era previsto anche di tagliare un pezzo che poi appunto ho riportato in questo modo, quindi nel ripiego diciamo come al solito, e su un cartoncino che fa da sagoma per creare poi la nostra tasca. Ho tagliato la parte della tasca appunto con la stoffa e ho segnato la parte centrale sul fondo, quindi prendo la mia sagoma e la allineo al centro, con il centro appunto della stoffa. La sagoma in questo caso mi servirà per aiutarmi, diciamo, a piegare verso l'interno innanzitutto le parti che serviranno proprio come apertura per la tasca. Quindi inizio appunto piegando verso l'interno queste due parti. Se non avete la sagoma potete piegare anche di 1,5 cm/2 cm. E poi fermo queste prime pieghe con gli spilli. Fisso nuovamente la piega con il ferro da stiro, tutti gli accessori che sto usando e che uso nei miei video li trovate sul mio shop online, c'è il link in descrizione, e poi piego a metà in questo modo la tasca per controllare che sia tutto simmetrico, quindi che sovrapponendo appunto le due aperture non ci siano parti strane che si muovono. Adesso praticamente vado a cucire utilizzando il filo Maraflex, che è un filo di Gutermann leggermente elasticizzato, che va benissimo sia per cucire capi in jersey ma anche in questo caso per la felpa, perché il tessuto che sto usando comunque è leggermente elasticizzato. Quindi ho montato il filo sia nel lago superiore che in bobina e vado a fare una cucitura con punto dritto. Infatti cucendo anche con punto dritto questo filo appunto ci fa ottenere delle cuciture elasticizzate. Quindi faccio la mia prima cucitura a circa 1 cm dal bordo della stoffa e poi farò una seconda cucitura parallela a questa in modo tale da simulare un po' l'effetto estetico del doppio ago, no? Quindi mi riposiziono più o meno a 5 mm questa volta dal bordo per fare la mia seconda cucitura sempre con punto dritto. Vi confesso che le prime cuciture che avevo fatto su questa tasca non erano venute proprio drittissime, infatti ho dovuto scucire, per cui insomma non prendetevela se anche a voi non vengono perfette al primo tentativo. E questo è il risultato. Qui vi mostro che appunto avevo fatto anche l'altra parte, adesso giriamo nuovamente la tasca, riprendo la sagoma, quella del cartoncino, ma anche qui se non ce l'avete non vi preoccupate, la allineo nuovamente come prima e vado a piegare questa volta verso l'interno i due lati della tasca e la parte superiore. In questo caso, appunto, se non avete la sagoma, potete piegare di 1 cm o 1,5 cm, in realtà è abbastanza indifferente, il mezzo centimetro non vi fa nessuna differenza in questo passaggio. Presso bene con il ferro perché sto usando una felpa pesante e quindi mi aiuto in questo modo per fissare bene le pieghe che sto facendo. E anche qui, come prima, vado a fermare poi queste parti, queste pieghe che ho fatto col ferro, con gli spilli. Gli spilli in questo caso mi aiutano anche a proprio fissare la piega mentre si raffredda la stoffa. Come prima, piego a metà la tasca e controllo di aver fatto un lavoro simmetrico, quindi sia sui laterali che sulla parte alta. Controllando adesso, poi la tasca risulterà, diciamo, più dritta una volta cucita direttamente sulla felpa.
Do una bella stirata anche al dritto della stoffa. Lo posso fare perché ho gli spilli in questo caso con la testa di vetro, quindi posso usare il ferro da stiro anche sugli spilli. E adesso prendo la parte davanti della mia felpa. Anche in questo caso l'ho piegata a metà, come ho fatto con la tasca, per trovare il punto centrale sotto della parte davanti della felpa. Quindi vi metto lo spillo, che così lo vedete anche voi. Prendo la tasca e la allineo al centro e la parte bassa della maglia coincide con la parte bassa della felpa, quindi proprio allineo il fondo di questi due pezzi di stoffa. Applico gli spilli per unire insieme i due pezzi, quindi prima qui sul fondo e poi riposiziono tutti gli spilli che ho messo prima sulla tasca per fissare la tasca sulla felpa. Quindi sia i laterali e anche la parte alta. Adesso posso andare a cucire la tasca sulla felpa e potete fare o una singola cucitura a 5 mm dal bordo oppure, come ho fatto io, due cuciture parallele come prima, proprio per richiamare anche un po' l'estetica delle cuciture che ho fatto sull'apertura della tasca. Ho cucito insieme anche la parte bassa per unire i due pezzi come se li avessi imbastiti, in modo tale poi da finire di cucire la felpa. Nel prossimo video vedremo come fare i polsini, quindi continuate a seguirmi per vedere finita la felpa. Grazie mille per aver visto il video, ciao!